Cosa vuol dire che c'è uno che dorme in baracca? C'è uno. Pier. 2 anni. Sei sparito. Dove sei finito? Ma che roba è? Cibo che tra poco va in discarica. Ma cosa pensi? Che puoi cucinare qualcosa che trovi nella spazzatura? Le cose ti vanno così male? Lo faccio per mia figlia. Anna. Sì. Cosa ti importa se torno o no a casa? Un problema in meno. Coi coltelli ci vuole precisione. Ti piace Pierre? Non lo conosco. Nemmeno io. Quindi hai cominciato il liceo? Sono al terzo anno. Ah. Io e te siamo molto simili, Granata. Siamo liberi. Sei un casinista, Pierre. Tutto quello che tocchi va in frantumi. Non si può far vivere una ragazzina in una baracca e darle da mangiare solo cose raccattate per strada. Pierre, guarda che sono io ad avere l'affido. La responsabilità legale di quella ragazza è mia. E rischio grosso. Guarda che domani mattina mi alzo all'alba. Quindi fai questo, salvi frutta e verdura. Vuoi venire con me? Non morirò di fame, film di Umberto Spinazzola con l'attore protagonista Michele Di Mauro nella parte di Pierre, ex chef stellato che a seguito della chiusura del suo ristorante ha una crisi depressiva profonda, abbandona la famiglia, diventa un senza fissa dimora. È una storia emozionante e riflessiva in cui la Fondazione Banco Alimentare è stata coinvolta come charity partner. Siamo collegati questa mattina, lo ringraziamo per la disponibilità, il presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno. Buongiorno, benvenuto Presidente. Buongiorno e grazie. Allora, partiamo da questo film che è una storia appunto di amicizia e di recupero. Recupero di un rapporto, recupero di talenti, ma anche recupero di alimenti. Qual è stata la sua prima impressione guardando il film? Ma che a noi ci ha convinto fin da subito, fin da appunto dalla prima volta che abbiamo avuto l'occasione di vedere un'anteprima di questo film, proprio per questa dimensione molto forte, questa sottolineatura molto forte del recupero di una serie infinita di cose, perché c'è il recupero, adesso non si può probabilmente svelare troppo del film, ma c'è il recupero di rapporti, il recupero di relazioni familiari, il recupero di una dignità personale, il recupero di amicizie, è tutto esemplificato bene e diventa quasi metafora il filo conduttore poi del recupero del cibo. E tra l'altro io ho avuto occasione di dire in un'altra circostanza, si può dire che il Banco Alimentare comincia dove finisce il film, perché anche storicamente il Banco Alimentare, che nasce negli Stati Uniti nel 1967, nasce per l'intuizione di questa persona, John Van Engel, che già era uno che si occupava di poveri, di mense, eccetera, e vedendo una signora raccogliere cibo in un cassonetto franco al supermercato, gli dice: ma perché non viene la nostra mensa? E dice: perché qui trovo più roba per me e per i miei figli. E da qui l'intuizione, l'idea di intercettare il cibo prima che arrivi nel cassonetto, quindi prima che diventi spreco, scarto, valorizzarlo come risorsa per chi ne ha bisogno. E questa è una tematica, ripeto, è un fatto vero, è un problema, quello delle eccedenze, dello spreco, importante, ma è quasi emblema di tanti e troppe occasioni perse di valorizzazione, ma anche dei difetti, chiamiamoli così fra virgolette, quelli che possono essere considerati difetti della natura.
Ecco, Presidente, prima poi di scendere nel dettaglio, di parlare delle attività, ma lo ha già detto chiaramente, del banco, della Fondazione Banco Alimentare, quella che abbiamo ascoltato nel trailer, la storia appunto di Pierre, di questo ex chef stellato, potremmo dire essere una delle tante storie che si possono ascoltare, ecco, nelle organizzazioni partner territoriali in rete con il Banco Alimentare, perché voi fate rete anche con altre organizzazioni che in qualche modo raccolgono, no, le esigenze delle persone, e voi, ecco, fate rete con queste associazioni, date risposta a questi bisogni. Sì, la caratteristica del Banco Alimentare, l'intuizione originaria quando nasce in Italia nell'89, è proprio questa, di essere supporto sussidiario a una rete di enti caritativi che del problema del cibo avevano deciso di farsi carico nei confronti di persone che avevano difficoltà invece. Quindi il Banco Alimentare non arriva e non raggiunge direttamente la persona in difficoltà, ma lo fa attraverso questa rete di 7600 strutture caritative che su tutto il territorio nazionale aiutano e sostengono 1.700.000 persone. 1.700.000 persone, Presidente, che immagino in questi ultimi mesi o in quest'ultimo anno siano aumentate. Avete qualche dato diverso rispetto magari all'anno scorso? Ma l'anno scorso il dato ufficiale era 1.686.000, quest'anno dovremmo superare, lo fine anno vedremo, il 1.700.000, anche perché come dire, si sono aggiunti, è aumentato il numero degli occasionali e dei saltuari, quindi persone che in particolari momenti hanno difficoltà particolari. Diceva prima, la storia del protagonista è una delle tante storie che si possono trovare. Mi diceva proprio l'altro giorno una persona: sono rimasta colpita da vedere in fila alla mensa dei frati persone anche tutte in giacca e cravatta, che sembravano che anziché andare alla mensa aziendale andassero, ecco, sono quelli che sono stati chiamati dalla pandemia in poi i nuovi poveri, e cioè tante persone che in particolari momenti, in particolari condizioni, per necessità improvvise, una malattia o un cambio di condizione, una separazione per esempio, si ritrovano a dover fare i conti, pur avendo un lavoro, con l'insufficienza del salario. E questo è aumentato sicuramente nell'ultimo anno col crescere dell'inflazione e la perdita del potere d'acquisto. La bellezza del Banco Alimentare è che diffonde comunque la cultura del prendersi cura delle cose, della persona, contro una cultura dello scarto, di cui parla spesso Papa Francesco, che, ecco, più volte ha richiamato l'importanza di non sprecare il dono che siamo, di non sprecare i nostri talenti e di non sprecare il cibo. Allora, concretamente, ecco, Presidente, lo abbiamo ascoltato anche dalle sue parole, però se qualcuno dei nostri amici telespettatori volesse aiutare la Fondazione Banco Alimentare e si chiedesse come fare, magari c'è una giornata particolare in cui i vostri volontari scendono in campo, e la giornata c'è perché ne abbiamo parlato spesso, si può diventare volontari del Banco Alimentare. Ecco, ci dia queste indicazioni importanti, indicazioni di servizio, chiamiamole così. Sì. Ma laddove uno ha la possibilità di farlo anche, diciamo così, dal punto di vista della logistica, perché le sedi e quindi i magazzini del Banco Alimentare sono, sono 21 e sono in tutte le regioni d'Italia, quindi certo uno non può fare 100 km per andare a fare volontario del Banco Alimentare. Ah, certo. Per cui laddove possibile, l'indicazione prima è di rivolgersi
andando sul sito e individuando la sede del Banco Alimentare più vicina, rivolgersi alle diverse sedi e alle diverse quindi realtà e magazzini per cercare di capire insieme quali possono essere le opportunità. L'altra indicazione la ricordava lei, un momento fondamentale non solo di testimonianza e di presenza nella nostra società, ma anche proprio di aiuto concreto importante per la raccolta degli alimenti, è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest'anno sarà anticipata di una settimana, quindi non più l'ultimo sabato ma il penultimo sabato 18 novembre. Una forma molto semplice è quella di un sostegno economico alla realtà del Banco Alimentare, perché come diciamo sempre, il cibo non si muove da solo, e quindi per raccogliere, distribuire, stoccare eccetera ci sono una serie di costi, e l'inflazione ha toccato anche noi con l'aumento delle bollette, certo, e dei costi energetici in genere. E un'ultimissima cosa, ma la prima direi in ordine di importanza: tante volte durante la pandemia, in particolare, abbiamo avuto tantissime richieste e erano impraticabili per 100.000 motivi presso le sedi del Banco Alimentare. E l'indicazione prima nostra è stata e sempre l'importante della prossimità, l'importanza della prossimità, di essere prossimi e quindi di rivolgersi all'ente caritativo del proprio quartiere, del proprio paese. Tante volte tante persone che si rivolgono alle strutture caritative sono magari i nostri vicini di casa, non lo sappiamo, insomma. Ha ragione, è proprio così. A proposito del film, che è stato un po' lo spunto per averli in collegamento Skype con noi, vorrei ricordare che è stato presentato anche al meeting per l'amicizia tra i popoli il 23 agosto scorso a Rimini. Presidente, sicuramente torneremo a ricollegarci con lei, perché è importante la data del 18 novembre della colletta alimentare, quindi sicuramente qualche giorno prima torneremo a parlare di questo importante appuntamento sul territorio nazionale. La ringrazio per essere stato con noi, ricordo ai nostri amici il sito bancoalimentare.it e davvero grazie per quello che fate. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti, buona giornata. A presto, a risentirla. A presto. E allora ci fermiamo, brevissima pausa, e poi torneremo insieme, perché come ogni venerdì ci sarà spazio per la cucina, l'importanza anche di cucinare dei piatti con quello che abbiamo in casa, la cosiddetta cucina di recupero. E oggi, grazie a chef Massimo Di Maggio, ascolteremo come preparare una panzanella rivisitata. Quindi preparate carta e penna, andiamo in pubblicità e poi cose buone e giuste.